Riassunti di Love is in the Air che coprono tutta la puntata turca numero 8. Serkan, dopo aver accusato Eda del furto del progetto, la caccia via, nonostante le dica di essere innocente. Poi Serkan dice ad Engin di scoprire chi ha realizzato le falsificazioni e di allertare tutti i loro avvocati. Engin gli chiede se pensa di essersi comportato bene con Eda e perché ci si sia fidanzato se non si fida. Aggiunge anche di credere alla sua innocenza. Interviene Piril, che gli dice che dovrebbe lasciarla parlare. Serkan si arrabbia, al che Piril, offesa, se ne va. Engin gli dice di controllarsi e rincorre Piril, che si lamenta perché lei, nonostante sia una socia, viene trattata così e che tutti loro devono sempre giustificare ogni atteggiamento di Serkan. Mentre Selin è a casa con Ferit, riceve una telefonata da Engin che l'avvisa del furto. Poi arriva Piril che le dice che ha bisogno di parlare con un'amica. Piril racconta che Serkan ha accusato Eta di furto e l'ha cacciata via. Selin le dice di essere contenta che i due si siano separati e non si accorge che Ferit sta ascoltando le sue parole e non la prende bene. Eda è molto nervosa e racconta tutto a Melo e Fifi, che dice che devono scoprire l'autore del furto con l'ausilio delle telecamere di sicurezza. Dopodiché Serkan dovrà scusarsi, ma Eda risponde che non lo vuole più vedere. Eda racconta tutto anche a Ceren e le dice che è sbagliato aspettarsi un comportamento educato da Serkan, che è sempre stato scortese e maleducato con tutti. Aggiunge che tra loro tutto era sbagliato dall'inizio e che ora tornerà alla sua vita precedente. Il mattino seguente Eda dice a Melo che sta andando a restituire l'anello a Serkan e di non dirlo alla zia. Naturalmente lei le racconta tutto e Fer si arrabbia. Melo le ricorda che quella sera andrà a cena da loro Kankara Dag. Serkan si rifiuta di riprendersi l'anello di fidanzamento e dice a Eda che troverà una soluzione al problema e le farà sapere, ma lei gli dice che non vuole più vederlo. Mentre va via, la chiama Aidan, che vuole parlarle. Contemporaneamente, Aifer va da Serkan e lo accusa di tutto ciò che ha fatto Eda. Lui la invita a parlare. Sia Eda a Aidan che Serkan ad Aifer danno all'altro la colpa dell'accaduto e dicono che il loro contratto è terminato. Selin e Ferit sono preoccupati che si scopra il loro coinvolgimento nella storia della divulgazione del contratto. Per cui Ferit chiama Khan e gli dice di fare in modo che ciò non avvenga, perché Ceren è arrivata la giornalista e la va ad incontrare per scoprire la verità. Khan, dopo essersi dichiarato colpevole, dice che lo farà, ma finita la telefonata ne ascolta soddisfatto la registrazione. Serkan, arrivato in ufficio dopo aver urlato contro tutti, chiede di avere accesso a tutti i documenti relativi al brevetto. Ma Engin e Piril gli dicono che per farlo hanno bisogno della firma di Eda, che ha la delega per le pratiche. Allora dice ad Engin di contattarla. Eda va in azienda per le firme ed Engin le dice che lui le crede e che presto scopriranno il vero colpevole. Mentre Leila avvisa Serkan che Eda è in ufficio, Piril comunica a Selin l'orario e il posto dove Ceren incontrerà la giornalista. Selin, agitata, si reca all'incontro per evitare il peggio. Leila avvisa Eda che è arrivato Serkan. Lei si sposta in vari luoghi per evitarlo, ma va a finire che, aprendo una porta, cade tra le sue braccia. Lei fa per andarsene, ma lui le chiede di parlarle. Serkan si scusa per aver perso il controllo e le dice che vuole fidarsi di lei. Eda gli risponde che siccome lui vuole delle prove, lei gliele fornirà e poi non lo vedrà mai più. Selin si reca all'incontro che sta avvenendo tra Ceren e la giornalista e mentre questa sta per rivelare il nome dell'informatore, Selin con un sotterfugio la blocca. Ceren, insospettita dai movimenti di Selin, dice alla giornalista che aspetta di vederla in tribunale. Serkan dice ad Eda che deve finire il progetto del paesaggio che stava realizzando. Lei gli dice che lo farà lavorando da casa. Fifi chiama Eda e le dice che dai video delle telecamere di sorveglianza si vede che lei non ha dato a nessuno i disegni. Aggiunge che la fabbrica che ha realizzato i falsi è stata chiusa e di aver saputo che i disegni sono stati consegnati da un uomo giovane e con la barba. Eda
È sera e Melo e Can vanno a cena dai Fer, ma li vede Fifi, che è con Erdem, che è andato a vivere dai Fer. Lo riconoscono e mentre Fifi si insospettisce, Erdem gli mostra tutta la sua ostilità. Cenano tutti insieme e Can si mostra molto galante con Melo. Finita la cena, Aifer dice a Melo di rompere con Can perché ha capito che ha un comportamento falso. Selin va a lavorare a casa di Serkan e Ferit, insospettito dopo averla seguita, la chiama e le chiede dove sia. Lei inventa una bugia. Mentre Serkan e Selin stanno parlando, arriva Eda che vuole consegnare il progetto completato e li ascolta da lontano. La raggiunge Ferit che le dice che devono ascoltare insieme. Selin dice a Serkan che se lei ascolta la sua mente sa che Ferit è la persona giusta per lei, ma non sa se ciò sia giusto. Anche Serkan le dice che se lui ascolta la sua mente sa che lei è la persona adatta a lui. Ascoltato questo, Eda e Ferit se ne vanno insieme. Parlano degli ultimi avvenimenti, poi Eda gli chiede se Selin ha dato il contratto alla giornalista per gelosia, allora lui le confessa di essere stato lui a dare il contratto a Can per scherzo e che poi lui l'ha divulgato e che Selin lo sta proteggendo. Le chiede di non dire nulla a Serkan, altrimenti la vita di Selin sarebbe distrutta così come la società con Serkan. Eda accetta, poi lascia il suo progetto sopra la macchina di Serkan. Poi Ed e Serkan si incontrano al parco e Sirius, il cane di Serkan, come la vede le fa tante feste e Serkan la invita a fermarsi un po' per fare contento Sirius che sente la sua mancanza. Il mattino seguente Eda è con le sue amiche e racconta cosa ha fatto Can per danneggiare Serkan e che lui cerca sempre motivi e persone da manovrare per questo scopo, così come aveva fatto con lei. Quando esce fuori che Can frequenta Melo, è chiaro che lo stia facendo per questo scopo. Melo racconta di quando l'ha portato a casa ed Eda stava facendo la doccia. Ed allora ricorda che aveva lasciato i documenti del brevetto in vista all'ingresso, per cui capiscono che è lui l'autore del furto. Melo si scusa con Eda dicendo che credeva che lui fosse innamorato e che farà di tutto per ottenere le prove della sua colpevolezza. Serkan, dopo aver esaminato il progetto di Eda, va da lei e le dice che ha fatto un ottimo lavoro e di continuare a lavorare quel progetto e le promette che non lavorerà con lui. Lei gli dice che ritornerà solo dopo avergli portato le prove della sua innocenza e che lui si pentirà di come l'ha trattata. Melo e Fifi si recano da Can per mettere in atto un piano ideato da Fifi. Mentre stanno nel suo studio a parlare con lui, Fifi lo narcotizza, gli prende il cellulare e copia le foto che lui aveva fatto al progetto di Serkan. Eda si reca da Serkan e gli dà le prove della sua innocenza. Lui le dice che non ne ha bisogno perché si fida di lei. Poi le dice che lei aveva ragione, che per fidarsi non c'è bisogno di prove, ma che lui è una persona diffidente. Lei gli risponde che è tardi e che l'ha ferita ed umiliata, poi gli dice che il colpevole è Can e che le prove sono nelle foto che gli ha portato e che sono state prese dal suo cellulare. Poi Eda si sfila l'anello e glielo mette in mano, dicendogli che il gioco è finito e se ne va mentre lui osserva l'anello nelle sue mani. Con questo colpo di scena si conclude la puntata numero 8 di Love is in the Air.